50 anni fa, nel giorno del ricordo, siamo ritornati indietro nel tempo. Questo viottolo, questo diciamo percorso, era chiuso da una sbarra che chiudeva il passaggio a questo ambiente, perché non si voleva che si desse fastidio a queste persone che vivevano in queste baracche. E qui viveva l'allora sorvegliante, fatemi usare questo termine, custode, si chiamava Stefano, ed era non severo, era giusto, perché lui ci teneva a non far dare fastidio a queste persone che vivevano in queste baracche e a non superare un limite che era stato sancito per motivi sanitari e anche per motivi di opportunità. Uso Campo Iro. Io sono venuto qui nella casa di Don Antonio Sinatore. Eccolo qua. Questa è la sua carta d'identità. Perché sono venuto nella casa di Don Antonio? Cosa ricordi, Gerardo, tu bambino? E cosa ti ha raccontato papà di quel campo che accoglieva tanta sofferenza? E quando papà è stato là, ovviamente si interessava di tutte le malattie infettive per lo più e di interventi chirurgici, dava il suo contributo. Mi ricordo che ormai la guerra era sul finire, già tutti cercavano di abbandonare la casacca per la quale avevano lottato e si respirava anche quest'aria all'interno del campo profughi, raccontato da papà. E c'era un giovane medico, ovviamente, che aveva già, cioè come se già avesse dimenticato da dove si partiva, questo fatto qua. Mio padre non era, giusto per essere preciso, non era un fascista, anzi, apparteneva alla terra, e come tutti coloro che appartengono alla terra, era una persona che cercava di crearsi un proprio avvenire sulla fatica, sul sacrificio. E non so in quale circostanza questo giovane medico ebbe da dire su coloro che erano stati in Africa per questo fantomatico impero. Questo è stato il fatto. E ricordo che mio padre lo prese con modi brutti, cioè richiamò, bravo, richiamò che in quella terra c'erano stati 6.500 italiani morti, che gli ordini si seguivano e loro facevano i soldati, tutto qua. Quindi poi fu richiamato dal comandante del campo, e questo medico poi chiese scusa a papà quando lesse il suo stato di servizio. No, mi diceva che si avvicendavano con molta frequenza i malati, non erano sempre gli stessi, però mi diceva anche di momenti vissuti insieme, diciamo, anche un poco di goliardia. La situazione igienica non era delle migliori, perché era un campo ricavato così all'improvviso, e per quello che mi riguarda ne ha parlato sempre, no, come esperienza, sì, non con nostalgia, però con molta affetto.